Beh, alla fine stiamo per raggiungere questo incredibile obiettivo. Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati, credo, nel quarto video riguardante la sleeve gastrectomy. Io spero di aver dato un po' di forza a alcune persone che mi seguono su questo fattore dell'obesità, no? Io tra l'altro, se mi ricordo, qui sotto in descrizione vi lascio un video molto molto interessante che mi piacerebbe che quelli interessati andassero a vedere. Ve lo lascio qui sotto in descrizione. Allora, come avete visto dal titolo, abbiamo fatto io e mio fratello la visita dalla psichiatra, perché comunque è un passaggio fondamentale che ti permette di accedere praticamente alla operazione, perché comunque loro devono valutare come stai mentalmente, se sei pronto, se non sei pronto. Quindi sabato 8, se non vado a dir cavolate, abbiamo fatto questa valutazione dalla psichiatra, che ha detto che siamo entrambi idonei per essere operati. Praticamente le conclusioni ve le dico, perché non è che devo nascondere niente a nessuno. Il signor Mirko Alessandrini non presenta disturbi psichiatrici e del comportamento alimentare che controindicano la chirurgia bariatrica. Le motivazioni e le aspettative rispetto alla chirurgia sono realistiche. Si consiglia una psicoterapia per il disturbo depressivo, psicoeducazione alimentare e rivalutazione psichiatrica 6 mesi dopo l'intervento. Praticamente, per chi non lo sa, ho sofferto di depressione, ancora ci soffro, eccetera eccetera, ma questa è un'altra storia che probabilmente già avevo raccontato, ma che forse vi racconterò meglio, perché per chi ha comprato il mio libro Io, Me e Me Stesso, là dentro io ho parlato della mia depressione, mi sono confidato con voi e vi ho detto, vi ho raccontato di quel periodo molto molto brutto di qualche tempo fa. Allora signori, ci siamo. Io non so se questo video lo vedrete domenica sera, perché lo sto registrando alle 18, ma credo che infine lo vedrete lunedì. Non lo so. Non lo so, potrebbe essere qualsiasi cosa, ragazzi. Quindi vi parlo come se questo dovesse essere l'ultimo video che faccio prima della mia rinascita, no? Che appunto sarebbe l'operazione della sleeve. Io vi ringrazio infinitamente, perché sotto l'ultimo video, appunto, dove parlavo della sleeve gastrectomy, l'11 aprile verrò operato, avete lasciato oltre 47.000 like, abbiamo raggiunto quasi 400.000 visite, ma non tanto vi ringrazio per il fatto che su quel video ci ho guadagnato tot, eccetera eccetera, ma più che altro che quei messaggi, quella forza di volontà che secondo me dovrebbero avere tutte le persone che stanno in questo mio stato, e spero che la troverete, è arrivata a tante persone, e questo a me fa tanto piacere. Ci sono oltre 6.000 like e 6.000 commenti, grazie infinitamente, di questo io vi voglio davvero davvero ringraziare. E niente ragazzi, probabilmente oggi potrebbe essere lunedì, quindi significa che io domani, che è martedì 11, verrò operato insieme a mio fratello, appunto per la sleeve gastrectomy, per cercare di ripartire da zero, per girare un capitolo e riprendere in mano le nostre vite, no? Perché poi uno alla fine, in queste condizioni, solamente chi ci vive e chi ci convive con questa malattia, che vuoi o non vuoi, che te la sei cercata tu o che non te la sei cercata tu, comunque hai e ci devi vivere assolutamente, cerchiamo di liberarci da questa cosa. Io farò del tutto, se dovesse andare tutto bene, e per aiutare le altre persone come me a uscire fuori da questo disturbo
assolutamente cercherò di fare tutto il mio meglio. E infatti questi video servono proprio a questo, no? Anche per raccontare una storia, per dare coraggio ad altre persone. Come vada, vada il mio intervento, sto dicendo, eh. Comunque, cerchiamo di cacciare fuori sempre le palle, no? Metaforicamente. E niente, ragazzi, io vi volevo ringraziare per il supporto. Se non vedete video per un po' di tempo, capite che non mi voglio portare avanti video. Cioè, potrevo oggi mettermi a registrare, eccetera, 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 come faccio quando vado in fiera, ma non mi va, non mi va, non mi va, non mi va. Tant'è vero, non sto facendo neanche Clash Royale, che è un gioco che mi piace, che mi porta via massimo 13-14 minuti di registrazione, 10 minuti di editing, se mi sbaglio edita e devo ricominciare tre volte, non ve lo sto portando, no? Quindi abbiate pazienza, io ho un progetto di Rainbow Six già pronto, quindi questo qua ve lo posso fare uscire, ma comunque vi daremo molto molto informati, io e Joker, su come sta andando tutto quanto. Niente, vi volevo dire grazie per il momento per tutto quanto. E vediamo un po' dove ci porterà questa cosa. Tra l'altro, visto che io e mio fratello stiamo facendo tutto tramite via privata, effettivamente martedì mattina ci aspettano un sacco di visite, un sacco di analisi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi vi racconterò, vedremo quello che ci faranno. E poi credo che verso pranzo, prime ore del pomeriggio, verremo operati. Signori, è un video molto corto dove vi volevo aggiornare di questa cosa, non so veramente che altro dire, veramente non che grazie ancora, speriamo di... Ci sentiamo martedì sera sui social, spero tantissimo di sì, e magari facciamo anche qualche live mentre siamo ricoverati. Dai signori, speriamo che questo sia l'ultimo video da non slivato, chiamiamola così. Che però non sarà l'ultimo video del canale, spero che ne arriveranno altri 3-4 mila di video. Vabbè, grazie mille a tutti, ci vediamo.